Allora, faccio una premessa, scusate se mi prolungo un attimo, ma non vi rubo tantissimo tempo. Allora, Chieti ha fatto la partita che deve fare in funzione delle qualità che ha. È inutile che poi andiamo a dire così, i ragazzi hanno dato il 110%. Il calcio è fatto di situazioni e di reparti. Dietro spesso e volentieri, oggi si è visto, inutile che ci nascondiamo, siamo sempre stressati tantissimo perché la palla non riesce a uscire in maniera pulita. E quindi sono errori tecnici, ma sono anche scelte sbagliate, perché se ogni volta che riparti la palla non la dai sulla corsa o non la dai addosso, diventa difficile poi alzare la squadra, alzare il baricentro e cercare di dare un'impressione, voglio dire, o una parvenza di fase offensiva in un certo modo. Oggi probabilmente anche davanti ci siamo mossi malissimo. Non me ne vogliono, i giocatori danno sempre il massimo, ma le cose bisogna dirlo. Il Chieti ha un obiettivo diverso dal Pineto, quindi complimenti al Pineto, è la squadra che mi aspettavo, una squadra pronta a giocare per stare là in alto, anche perché ha anche le situazioni per poter rischiare un qualcosa in fase offensiva, c'ha soluzioni. Noi in questo momento siamo in difficoltà. Il dato di fatto è questo, perché a oggi non è né la prima e né l'ultima partita. Le cose bisogna dirle. Noi dipende cosa vogliamo fare come obiettivo. Se l'obiettivo è valorizzare, secondo me non basta, perché, anche perché poi alla fine i giocatori a disposizione sono questi, e di conseguenza voglio dire, io non posso assolutamente rimproverare i giocatori, perché i giocatori danno sempre il massimo dal martedì alla domenica, e quindi probabilmente ci sono dei motori diversi che vanno un po' rivisti, eccetera. Poi dopo ci inventiamo i sistemi di gioco, perché io ho provato a creare un qualcosa in fase offensiva. Abbiamo finito con tre attaccanti, tutti quelli che avevamo, perché oggi non avevamo neanche a disposizione gli altri, e di conseguenza è quello. Però o arriva tardi, o la palla si mette male, o c'è la corsa in meno, la corsa in più. La verità è che oggi Chieti non ha tirato in porta. Lei è stato troppo bravo a dire così, ma lì vicino ai 20-25 metri magari ci arriviamo, ma poi bisogna fare la scelta giusta, perché purtroppo il calcio è fatto di queste cose. C'è una misura, si chiama porta, ci sono dei legni, capito? E poi per far gol devi passare da lì, se no non c'è niente da fare. È fuori discussione, mi dispiace anche poi dirlo, però il dato di fatto, soprattutto non per difendere il mio lavoro può essere buono, non tocca a me a dirlo, però io penso che la squadra va via difesa, la squadra ha dato tutto, la squadra rischia, perché il primo tempo abbiamo giocato tutto in uno contro uno. Perché i miei giocatori, ve l'ho detto anche settimana scorsa, soprattutto dietro hanno personalità, l'accettano il duello. Però gioco forza, poi sbagli qualcosa, abbiamo sbagliato un'uscita e ci hanno castigato. Poi magari se continuiamo la partita va in un altro modo, ma non cambia l'analisi. Ma non cambia l'analisi. Ci fischia rigore, ammesso e concesso, non lo so se c'è, faccio un esempio, finisce 1-1, ma dal mio punto di vista l'analisi è questa. Ma cinico per il risultato striminzito, soltanto ecco, abbiamo fatto una rete, ma sicuramente potevamo creare qualcosa in più sulle ripartenze, siamo mancati nella stoccata per chiudere la gara, quindi la prestazione è stata buona, di qualità, sembrava che dai primi minuti potessimo fare un gol da un momento all'altro, poi ci siamo un po' disuniti, ma nella seconda parte di gara abbiamo cercato il gol per passare in vantaggio, prima abbiamo sfiorato con Maio, poi Brachini ha trovato quella giocata vincente, quindi un risultato importante con una squadra solida che è difficile da affrontare, però abbiamo fatto anche una buona fase difensiva, non abbiamo rischiato niente, quindi questa è un'altra nota positiva. Sì, il campionato è chiaro, c'è grande equilibrio, quindi gli episodi possono incidere da una parte e dall'altra, la solidità di squadra è importante, oggi ho avuto delle risposte da diversi giocatori perché consideriamo che oggi avevamo 4-5 giocatori fuori, quindi non avevo tante alternative, soprattutto in attacco, giocatori di qualità anche in mezzo al campo, qualcosa ci mancava, però ho avuto delle risposte importanti da parte di tutti e ne ero convinto, quindi il nostro gruppo è un gruppo forte che sta crescendo, secondo me possiamo dare ancora qualcosa in più tutti quanti. Diciamo che ecco, gli obiettivi del Chieti sono altri, quindi magari noi dobbiamo fare un campionato importante, quindi abbiamo bisogno di giocatori di qualità, attaccanti di qualità e questo è un punto a nostro favore. Il Chieti ha fatto la partita
su di noi, cercava di non farci giocare, di ripartire sugli spazi, avendo giocatori rapidi sulle ripartenze, e per questo siamo stati bravi, perché non abbiamo concesso niente, quindi oltre a fare una buona fase offensiva con buone trame di gioco, siamo stati pure compatti e bravi nel non concedere niente a una squadra brava nelle ripartenze come il Chieti. Sappiamo tutti le qualità e la forza di Walter Barghini, un giocatore importante che, diciamo, ha deciso la partita, perché solo un giocatore con le sue capacità poteva trovare la giocata, quindi l'obiettivo per metterlo in campo era quello di trovare un suo guizzo, e così è stato, perché lui ha nel suo DNA queste caratteristiche. Come ho detto prima, io so quello che può dare Walter e so che ci posso contare in qualsiasi momento del campionato, perché abbiamo bisogno di tutti un campionato equilibrato e difficile, dove poi magari le singole sostituzioni possono incidere nell'esito di una gara. E poi mercoledì abbiamo un'altra partita importante come la Coppa Italia, quindi ci sarà spazio pure per qualche altro che meriterebbe di giocare, però in questo momento magari rimane un po' chiuso, ma ci sarà spazio per tutti. Io sono venuto qui non per giocare per me stesso, ma per il Pineto, per un obiettivo comune, quindi quando bisogna entrare in campo bisogna farlo comunque dando il massimo, cercando di aiutare la squadra, perché c'è un obiettivo comune, e quindi io sono molto contento di aver avuto questa opportunità e di aver fatto il gol della vittoria, e adesso pensiamo subito alla gara di mercoledì della Coppa Italia. No, siamo un bellissimo gruppo, e quindi secondo me possiamo fare grandi cose. Adesso con il tempo già siamo cresciuti rispetto a inizio campionato, secondo me, quindi con il tempo possiamo diventare ancora più squadra, e secondo me abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo.